Noi siamo pronti per iniziare. Intanto io faccio da solo, grazie. Faccio intanto da solo un applauso alla mia orchestra. Sì, perché insomma per fare questa serata abbiamo dovuto mettere in scaletta una sessantina di brani, tutti nuovi per noi, perché non è, cioè parte qualcuno che già facevamo. Quindi grazie ragazzi per l'impegno che intanto avete messo. Io metto le mani avanti perché non è detto che tutto venga bene, però noi ci proviamo. Ringrazio la famiglia Marani, Leonello e Lorenzo, che hanno avuto l'idea di fare questa bella serata in onore di Tiberio Marani, che ha suonato tanti anni anche nella mia orchestra. Sì. Quindi per me è stato solo che un piacere. E niente, noi partiamo ovviamente questa sera tutto folk, e tutto folk scritto dal maestro Marani, con qualche brano con delle collaborazioni. E niente, potete ballare ovviamente, buon ballo a tutti. Però abbiamo anche un presentatore, perché noi vogliamo fare le cose veramente per bene. Facciamo un bel applauso e un bel tuss a Armando Facchiani. L'orchestra di Mirko Gramellini. Bene signori, come ha detto prima Mirko, l'orchestra si è impegnata, però sicuramente verrà bene tutto. È siamo il primo anche un memorial... po' anche un po' malati, cioè anche un po' di influenza, ci mancava anche quella, però sì, va ma bene. Non c'è problema, non ma c'è l'anno problema, di stagione ce l'avevo anch'io la settimana scorsa, comunque adesso mi sono rimesso. Sassegna Mudgadon. Dopo voglio ricordare che ci saranno anche degli ospiti, quindi sì, serata... verso metà serata ci saranno anche degli ospiti, anche un ragazzino molto giovane. Io adesso metto via il microfono, t'arrangi te e prendo il clarino. Va bene, non c'è problema. Bene, come ha detto Mirko prima, è il primo memorial del maestro Tiberio Marani, un grande compositore e una grandissima persona che si adoperava sempre per la musica folcloristica romagnola. Qui ci sono i figli Lionello e Lorenzo. Quindi hanno pensato di fare questa serata in onore di suo padre, quindi mi sembra che sia una cosa molto giusta, perché dobbiamo ricordare e non dimenticare i compositori della nostra musica folcloristica romagnola. Bene, partiamo con un bellissimo brano, un brano che l'avrò ballato un migliaio di volte come minimo. È stato scritto dal maestro Tiberio Marani nel 1970, meraviglioso, l'orchestra di Mirko Gramellini. Può ballare, thank you.
l'orchestra di Mirko Gramellini. Questo era meraviglioso. Bellissimo valzer. E continuiamo, Armando, certo. Nel 1978. Sono andato nei militari. Sì? Sì. E io, io non ero nata. No, te no, io sì. Ah, ok. E nel 1978 il maestro Marani ha scritto un altro bellissimo valzer, Su di giri. Abbiamo nel 1972 il maestro Marani ha composto una bellissima mazurka, si chiama La Contessa. Perfetto. Vai con la mazurka. Vai con la mazurka, Contessa. Thank you.
adesso Checco alla chitarra. Contessa, bravi ragazzi. Beh, per essere mezzo malato te la cavi abbastanza bene, dai, andiamo bene, andiamo bene. Bene, adesso passiamo a un bellissimo valzer sempre di Tiberio Marani, un brano che, a cui sono molto legato, perché questo qui, quando c'era il folklore di Romagna, era il valzer che mi dedicava a Tugnaz, quindi ci sono attaccato molto a questo brano perché mi porta indietro con gli anni e ho tanti ricordi su questo brano. Baronetto del 1970, valzer. Thank you.
Baronetto. Però nel 1970 lui pensava di conoscerti, perché ha scritto una polca proprio dedicata a te. Dici? Eh sì. Non so, Mirko non è d'accordo secondo no, me. No, è vero. Possiamo provare a chiederglielo. Polca spiritosa, quindi è dedicata a lei, no, praticamente. Lei è spiritosa, è bella e spiritosa. No, lui ha detto bella o simpatica, ho capito. Io spiritosa, quindi ma un disastro. Visto che ho sentito solo io, l'ho accomodata alla fine. Ok, dai. Ok. Passiamo alla polca. Dai. Dal 1970, 70. Spiritosa, vai vai. Bravi ragazzi, bravi, bravi anche i ballerini, eh? Armando, l'hai alzato? Sì, l'ho alzato. No, perché adesso... Ha detto che fa più fatica alzare che abbassare, vero? Sì, perché il microfono quando... Cosa ride, signore? Perché si vede? No? Ah, volevo obbedire. No, può ridere, può ridere. Comunque, no, è il microfono, perché... C'è un bottone qui che bisogna alzare e abbassare per spegnerlo. Quando parli lo tieni alzato, quando spegni, quando hai finito di parlare bisogna spegnere, se no va in risonanza
e loro mi ha chiesto se l'ho alzato, dice alzalo, basta, dice oh, ma mai il calziel, però perché c'è da alzarlo tante volte, tutte volte che devo parlare. No, sto parlando per far riposare un po' l'orchestra, se no scioper. Bene, adesso per rimbalzo, visto che abbiamo sempre una polca per sax, vogliamo ricordare anche Germano Montefiori che l'ha sempre, sempre seguita lui questo brano, quindi comunque sempre del maestro Tiberio Marani, in una bellissima polca, L'Ubriacona, Guglielmo Tedaldi al sax. E poi cosa succede nel 1978? Un bellissimo valzer, un classico sempre richiesto, I cavalli sono stanchi. Vi state divertendo, signori? Vai, vi piacciono queste musiche? Allora sappiate che qui alla sinistra del palco ci sono i figli del maestro Tiberio Marani che hanno i CD, quindi chi li vuole può accomodarsi qui e sono in vendita, quindi ci sarà tutto, tutta una carrellata di musiche del maestro Tiberio Marani nei CD che hanno i suoi figli da vendere. Bene, andiamo a un bellissimo valzer, I cavalli sono stanchi. Thank you.
Vai Mirko. Sono stanchi. Bene, e nel 1978 un altro bellissimo valzer dal titolo Andrea. Come l'hai detto bene. Il maestro Silvano Silvagni in pista. Vai. Balla bene così, bravo. Bene,
Adesso passiamo a una mazurka che è stata scritta in collaborazione con Mirko Gramellini e si intitola La Salita. Alla fisarmonica Stefano Bandoli. Stefano Bandoli, Basti, La Salita. E adesso passiamo a un altro bellissimo valzer per sax solista, Bastia. Guglielmo. Guglielmo.
Giraldi. Bravo Guglielmo, bravo. Non era facile, Bene, allora visto che Mirko non vuole stare da meno, essere da meno, facciamo un'altra bellissima polca sempre del maestro Tiberio Marani. Mammona. Vai Mirko. Divertendo? Lì ci sono i CD, quindi così dopo ve la portate a casa e la sentite anche in macchina. Bene, andiamo con un'altra bellissima polka, tanto per riposarci un pochino. Nel 1978 Supersonica. Vai. We'll be right back.
Un altro bellissimo valzer, penso che sia il miglior valzer che abbia scritto Tiberio Marani, almeno a mio modesto parere. 1970. Si... Perfetto, siamo in onda. Wow. Omar Bui, Rui, come sei figlio. Voglio ricordare che ci sono le riprese di Tizio Folk e martedì, cioè dopodomani, a Serravalle ci sarà la serata dei clarini e dei sax organizzata da Tizio Folk e tutto il suo staff, quindi a Serravalle ci sarà la serata dei clarini e dei sax martedì, cioè dopodomani. Ok Tizio? Perfetto. Continuiamo. Bene. Con un altro valzer, questo sì. È un brano del 1974. Sì. Titolo migliore? Trionfo. Thank you.
di Mirko Gramellini. Bravi ragazzi, bravi. Bene, adesso passiamo a una bellissima mazurka sempre per sax, quindi tocca Guglielmo ancora. Ti vuole bene, eh? Te l'hanno mai detto a te, Simone, sei una pacciarona? Vedi, mo. Una pastrocchiona. In dialetto si dice pacciarona. Io vengo ancora a presentare queste serate, ho sempre la cantante vicino tutta appiccicata, per un manifesto. Sto bene così, vado bene, ne sono contento. Sono contento. Vai, mo, dai. Mo facevo... Vai, vai. Nel 73 cosa succede? Torniamo al Walzer. Ah. Nasci te. Fai clavur. Stefano Bandoli alla fisarmonica, un bel Walzer per Fisa dal titolo Vecchio Amico. Vai, vado lì.
La prossima polca voglio dedicarla a Sergio. Ciao Sergio. È stato anche l'autista del folklore di Romagna, grande estimatore della musica del folklore di Romagna, di Tiberio Marani, e anche un grande ballerino, ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Comunque vabbè, l'importante è continuare a vederci. Ok Sergio? Bene, ricordando Guido Rossi, Mirko Gramellini al clarino. L'anno è stato 1970. Vedi com'è attenta la cantante, brava, brava, brava. Sta attenta, eh? Che miseria. Eroica, una bellissima polca del 1978. Thank you.
Vai Mirko. Mirko. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Non è facile suonare tutta la sera di tirate, e poi visto che ne avete tanti brani vado anche un po' in fretta, comunque tanto che siete caldi. Bene, adesso passiamo ai primi ospiti della serata. Questo non è un brano di Tiberio Marani, è un brano che è stato scritto per Tiberio Marani in ricordo del grande maestro, e è stato scritto da Pino Proietti e da Silvano Silvagni. Bellissimo valzer, si chiama Ricordando Marani, e vorrei chiamare qui sul palco Pino Proietti e Matteo Cortesi. Il maestro Pino Proietti è il maestro e Matteo Cortesi è l'allievo, quindi facciamo un bel applauso anche a Matteo, perché abbiamo bisogno di giovani in questo, nel settore della musica folcloristica romagnola. E poi anche figlio d'arte, perché i nonni sono stati dei grandissimi ballerini, non suonavano però ballavano. Pino, so che vuoi dire qualche cosa. Ecco, un attimo prima di iniziare sento in dovere di dire questo, ecco. Io ero molto 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 amico con il maestro Tiberio Marani, spesso era a casa mia, uscivamo insieme con la signora e così via. Pochi giorni prima che è venuto a mancare, in casa mia c'era Matteo che da pochissimo tempo aveva preso lo strumento in mano. Il maestro Tiberio rimase colpito da questo ragazzino che, pur vedendolo così grande e alto, aveva l'anno scorso 14 anni. Vedete come sono rimasti stupiti tutti. Quest'anno ne ha 15, da un anno ha dato retta a quello che gli ha detto il maestro Tiberio, continua, ti voglio sentire più avanti, e mi è sembrata questa l'occasione per ringraziare il maestro Tiberio Marani per l'augurio che gli aveva fatto, e sono sicuro, contento, sono sicurissimo che dall'altro ti sta guardando e, come era suo solito, sorridere sempre. Buonasera a tutti. Bene, nel valzer Ricordando Marani, Pino Proietti, Matteo Cortesi. Thank you.
Bravo Matteo. Proietti Matteo Cortesi. È bello però, se avete notato, il maestro Pino Proietti è in gambissima a insegnare ai giovani. Tutti quelli che sono andati a scuola da lui sono diventati bravissimi, perché come sì, ma con te ha contato poco, però no, sto scherzando. No, se avete fatto caso, io ci guardavo attentamente, intanto che suonava correggeva l'allievo. Dai sempre retta a quell'uomo lì, perché è un grande maestro. Vorrei qui sul palco anche il maestro Silvano Silvagni, visto che è l'autore anche lui di questo bellissimo valzer. Prima l'abbiamo visto in pista, ma ce lo ricordiamo quando era sul palco, ma lo rivedremo ancora poi, perché i grandi musicisti non sono capaci di stare giù dal palco. Facciamo un bel applauso al maestro Silvano Silvagni. L'ha detto Mazzè quando cantare stamattina. E vorrei sul palco anche Lionello Marani, so che deve fare un piccolo omaggio a Matteo. Buonasera a tutti, bentrovati per ricordare il grande maestro Tiberio Marani. Io e Marani abbiamo fatto 10 LP, 10 CD insomma, in collaborazione con i brani, abbiamo fatto tanti brani insieme che ho inciso con la mia orchestra. Diceva adesso lui che mi vedrete sul palco, mi vedete anche adesso, adesso sto bene per terra, io ho fatto 42 anni di palco, largo ai giovani, i giovani sono qua, Mirko ha suonato con me, quindi adesso c'è questo ragazzo qui che viene su molto bene, bravo. È molto bravo. Poi ho visto che è molto... molto furbo, molto intelligente. Dallo strumento stacca le dita appena per aprire il buco, non fa così con le dita. Quindi la tecnica ne fa ancora di più, perché è sempre lì pronto. Bravo Matteo. Grazie a tutti. L'applauso va dal maestro Tiberio Marani. Grazie Silvano per aver scritto questo brano assieme al maestro Proietti. Grazie a tutti che siete venuti. Mio padre vi guarda lassù. Lionello, a nome della famiglia Marani, un piccolo ricordo per te con tutti i brani scritti dal maestro Tiberio Marani. Pino Proietti, Matteo, bravo, continuo così. Vogliamo vederti presto sul palco per suonare tutta una serata intera. Te lo auguriamo di cuore. Bene ragazzi, riprendiamo il nostro briglio, bellissimo. Dicevo che volevi offendermi, invece era il nome del Waser. No, 1974. Miseria, com'è brava la cantante. No, fate un applauso alla Simona, dai, perché sembra che l'abbia studiato tutta a memoria. Io ho campionato, invece lei sempre con quelli dice tutto giusto. Ha cantato benissimo stasera, brava. Mai brava così bene. Hai cantato perfettamente. Hai bravo, bravo. Un bel valzer, tutti in pista con Briglio. Mi diverto perché
mi sfrega sempre. No, no, ma vengo anche per niente, ogni tanto quando vengo a presentare, mi passo il tempo. Adesso passiamo un altro valzer per sax, scritto nel 1972. Guglielmo, per te Adone. Wow. Mi sta poco in un chilo, sta il parola. No. Me non me l'ha mai detto nessuno. Thank you.
Il ragazzo, per me si farà, adesso è ancora giovane, ma ancora si farà. Sì. E adesso passiamo a una bellissima mazurka per clarinetto. Ce la presenta Mirko Gramellini. Vai. Anno 1978. Pagoda. Vai Mirko. Adesso passiamo. Torniamo al valzer. Sì, torniamo al valzer. Un valzer scritto dal maestro Tiberio Marani e Claudio Borghesi nell'anno 2000. Ce lo presenta Stefano Bandoli alla fisarmonica e per voi è Mister Liscio. Vado.
Stefano Bandoli. Bene, Mister Liscio. Passiamo a una polca di Tiberio Marani, Giacomo Sozzi, del 1978. Fiorella, vai vai, tutti in pista con la polca. Bene, passiamo a un'altra bellissima polca. 1979, quindi l'anno dopo. Spirulina. Spirulina.